Stamattina prendo i giornali, abbiamo visto tanti i titoli su Pisapia, D'Alema, Speranza, Gentiloni, insomma, il centro-sinistra in movimento. Allora, Pisapia, questo vaso di coccio in mezzo ai vasi di bronzo che sono Renzi da una parte e D'Alema dall'altra. Che fa? Si avvicina all'uno, si avvicina all'altro, è divisivo anche lui o meno. Lo chiediamo un po' ironicamente per non parlare sempre di politiche seriose al notista politico per eccellenza del TG1, Marco Frittella. Ha sentito questo breve profilino di Pisapia? Che ne Sì, pensi? Che sta buon pomeriggio succedendo? direttore, ho Che sentito. sta succedendo? Penso che il tuo paragone di Pisapia con il vaso di coccio sia assolutamente perfetto, perché Pisapia forse aveva sottovalutato le difficoltà del suo compito, ma gliene incolse quando si propose di riunificare le anime litigiose del centro-sinistra. Assumendone naturalmente la leadership, perché questo era il suo progetto, federare in una logica uliista le varie anime del centro-sinistra e divenirne il leader. E questo però si sta rivelando un'impresa veramente impossibile, perché come dici tu va sbattendo ora contro D'Alema, ora contro Renzi. In quest'ultimo caso è andato a sbattere contro D'Alema. Io ho l'impressione che la rottura con D'Alema sia abbastanza definitiva, perché era, come dire, stata anticipata da vari dissapori, da parte soprattutto di D'Alema, che non accetta, in definitiva non accetta che Pisapia possa fare il leader di una cosa senza che D'Alema si senta il padre di questa cosa. Quindi con D'Alema ora è rotto. Bisogna vedere se dopo questa rottura Pisapia si avvicinerà di più a Renzi, ma insomma secondo me continuerà un po' a sbattere da una all'altra parte, temo per lui. Senti, Marco, leggevo i commenti, anche i giornali di ieri, leggevo di Massimo Giannini, il quale, come dire, cantava il De Profundis alla sinistra e via di seguito, però individuava un elemento. Dice, lo scontro non è sul documento finanziario, sulla legge di stabilità, ma lo scontro vero è sulla legge elettorale. Tu condividi questo giudizio? Che cosa ne pensi? Penso che abbia ragione, lo scontro, il voto sul DF era assolutamente una scusa per mandare al Partito Democratico un segnale di forte scontento da parte dell'MDP, che pensa che il cosiddetto Rosatellum 2, cioè l'ultima versione della riforma elettorale che è in discussione in questo momento, sia stata fatta apposta attraverso alcuni meccanismi proprio per silurare non soltanto il Movimento 5 Stelle, ma anche loro, cioè i Bersanian d'Alemiani, gli scissionisti del Partito Democratico, e non è un caso che la stessa opinione venga da un altro partito come Fratelli d'Italia che tiene alla propria identità. Evidentemente la trattativa sulla legge elettorale è andata male per loro. Il patto tra PD, Forza Italia, Lega e Alfano sembra in questo caso, diversamente che prima dell'estate, più solido, più saldo, ed effettivamente il Rosatellum ha qualche possibilità di diventare legge. In questo caso Movimento 5 Stelle, Bersani e la Meloni si ritengono vittime di questo accordo e non è detto che non abbiano anche qualche ragione dal loro Cari punto di vista. telespettatori, avete sentito come si fa un commento politico preciso, serio, in poche battute. Complimenti Marco e buon lavoro. Grazie, grazie Ciao, direttore, buon lavoro ciao. anche a te, grazie.